Chi è in ritardo, ma la cosa è risultata dal punto di vista amministrativo un pochino più complessa e vi spiego anche subito la ragione, perché è molto semplice. Allora, non stiamo parlando di un passaggio di quote, di un'acquisizione societaria, stiamo parlando di due storie che hanno un profilo, che hanno avanti parallelamente e che hanno un finale diverso. Allora, l'anno scorso, in questi tempi, ho chiesto alla città di fare ho fatto un appello alla città perché la SPAL di Butelli era nelle condizioni che sapevamo e avevamo bisogno che la SPAL giocasse nello stadio Paolo Matta. Tante chiacchiere, tanti giri, ma l'unico che si è presentato a scrivere è stato Benasciutti, e Benasciutti ha tenuto, diciamo così, in piedi la società e ha giocato il ruolo che ha giocato fino ad oggi, consentendo alla SPAL di rimanere iscritta e di fare il campionato nella Lega Dilettante. Oggi, a seguito di diversi tentativi di trovare dei nuovi partner societari, Benasciutti dice: nessuno dei partner con cui io ho trattato fino ad oggi per un passaggio di quote mi dà le garanzie sufficienti per assicurare alla città con la Real SPAL un campionato sereno. E potrei fare interventi che mi giovano di più, che mi danno maggiore ritorno, ma preferisco fare in questo settore gli interessi della SPAL. E quindi ha proposto alla Giacomens, ad una società che conosciamo tutti perfettamente, che milita in una categoria superiore, che gioca e che ha una compagine societaria nota a tutti, che ha una compagine tecnica ed estratecnica che conosciamo tutti, molto ben accreditata, di prendere in mano le redini del futuro dello stadio e dell'immagine del nome della SPAL a Ferrara. A seguito dei contatti che sono intervenuti, sono stati fatti alcuni mesi fa, ma ripresi in questi giorni, ad esito di valutazioni che Benasciutti ha fatto, ha accettato una proposta della Giacomens che rileva il marchio e rileva sostanzialmente la possibilità di giocare allo stadio Matta. La SPAL nel frattempo, però, devo tranquillizzare, era comunque iscritta, perché Ranzani aveva comunque iscritto la società, e quindi abbiamo dovuto perfezionare una serie di intese che dicono che la iscrizione, che ovviamente è incompatibile con il fatto che la Giacomens giochi a Ferrara con la nome SPAL, viene ritirata, e quindi è stato comunicato oggi alla Lega che l'iscrizione fatta viene revocata da Benasciutti proprio per consentire questa operazione, e allo stesso tempo è stato comunicato al Comune che viene ritirato la disponibilità per andare avanti nella convenzione. Noi abbiamo una convenzione che durerà anche per l'anno prossimo per la gestione dello stadio Paolo Matta in capo alla Real SPAL. Questo consente lunedì al signor Mattioli di andare in Lega e di chiedere alla Lega di poter cambiare nome, cioè di chiamarsi SPAL. È un nome, mi hanno spiegato, che da un anno non viene utilizzato nei campionati, per cui si può utilizzare nuovamente, e consente a noi di fronte a una proposta che ci farà la Giacomens, cioè da martedì speriamo di chiamarla SPAL, di fare una nuova convenzione per l'anno prossimo per lo stadio Matta, in modo tale che dall'inizio del campionato abbiamo questa squadra. Questo è un intervento che in qualche modo soddisfa molto, credo, le attese della città, ma rappresenta uno sforzo, uno sacrificio da parte di tutti quelli che sono seduti qua intorno al tavolo. Tutti, perché la Giacomens, la società, lo staff tecnico avevano già fatto la squadra. Un conto era dirgli di sì due mesi fa e un conto è dirgli oggi, quando c'è già degli impegni, c'è già una squadra, ci sono impegni tecnici, ci sono contratti. E quindi questo significa per questa società una modifica degli interventi. Per il Comune di Ferrara significa, ovviamente con un salto di categoria, la necessità da parte mia dell'assessore Masieri di ricorrere al bilancio del Comune, per cui quest'altro anno qualche cosina in più lo dobbiamo mettere sul bilancio proprio per aiutare questa operazione, che altrimenti non si sarebbe chiusa. Significa per Anzani, per esempio, dover accettare la rinuncia ad un'esperienza di questo anno qui, che è un'esperienza che l'ha visto fortemente coinvolto, con una presenza d'immagine notevole e anche con tanti magoni e tanti angusti, un po' come tutti. Significa per Benasciutti forse di avere un riconoscimento, una soddisfazione economica diversa, minore di quella che si sarebbe potuta attendere, magari cedendo la SPAL, avendo davanti tempi, mesi o i partner, diciamo, ma in questo modo la tranquillità probabilmente
Significa anche, lo voglio dire chiaramente per il comune di Mercitorello, che ringrazio, perché devo dire che ci sono sentito con il sindaco Rescazzi, e per ragioni di famiglia fuori da Ferrara, sarebbe altrimenti intervenuta, però grande disponibilità. E la raccomandazione che io faccio alla Giacomense trattino SPAL ancora per 3 giorni è quello di non dimenticare soprattutto il settore giovanile di quelle realtà territoriali, perché loro sono qualche cosa che è cresciuto in questi anni di importante in quel territorio. Dico a tutti voi quello che ho detto a Mattioli al telefono non più tardi di 3 ore fa, quando mi hanno comunicato che questa operazione aveva raggiunto le condizioni economiche, quelle amministrative le ho un po' sistemate io, ma diciamo quelle economiche c'erano, e cioè che sicuramente la Giacomense non viene a giocare a Ferrara come il parente povero che viene ad espropriare niente, ma viene invece con una tradizione significativa e importante. Noi veniamo come SPAL da una stagione lunga di difficoltà, penso che invece dobbiamo a tutti le persone che ho citato, per il sacrificio che ognuno di loro ci ha messo, un grande segnale di riconoscimento. Sicuramente lo stadio vedrà questo passaggio, e io penso tutta la città, auspico come il definitivo cambiare pagina della storia della SPAL. È bene che la SPAL mantenga la propria tradizione di immagine, e che anzi, dal punto di vista anche dei risultati sportivi, quello che noi auspichiamo è che giocheremo in una categoria superiore. Questo non è un auspicio, ma una cosa certa, perché giocheremo in C2, e quindi questo significa ovviamente livelli anche di impegno economico, ma che sono previsti dalla società giacomense, ma anche vuol dire dal punto di vista sportivo avere diciamo, squadre che vengono di un certo livello. C'è una prospettiva che si apre nel prossimo campionato, quello che sarà fra 2 anni, una rivisitazione di questa categoria di Lega, per cui non è difficile pensare, questo sì che è un auspicio, di andare in C1, quindi significa cominciare a invertire davvero una curva che da ormai molti anni, perché io non penso anche che l'epoca Paluso, poi l'epoca Tutelli, poi abbiano tutto il prodotto diversi magoni. Quindi in questo anno il tentativo di Benasciutti generoso però non ha prodotto lungo la strada dei partner che potessero consentire di proseguire, però noi pensiamo che questa sia un'operazione che sia anche un segnale per la città, perché forse da qui può nascere una cosa sportiva, da qui può nascere un disegno per cui attorno a questi colori che sono il bianco e l'azzurro può nascere un disegno sportivo importante, e io spererei che intorno a questo disegno sportivo siamo tutti diversamente, diverso titolo, coinvolti. Fine. Magari non lo so, decideremo le cariche, rimarrò io presidente, lui è amministratore delegato della SPAL, quindi stiamo discutendo su questi termini. Però è una cosa talmente veloce, signore, quindi ne parlavamo ieri mattina, oggi mi fate delle domande che forse non siamo neanche ancora pronti a rispondere. Non eravamo assolutamente preparati, però l'amministrazione ci ha chiamato. Eravamo pronti, visto che già 2 mesi fa eravamo contenti di quello che era stato aspettato, e quindi anche se oggi ci troviamo magari un po' in difficoltà, perché probabilmente dovremmo andare a modificare quello che è l'assetto della squadra, perché un conto è fare calcio ma in San Giacomo dove nessuno ti dice niente, e magari poi far giocare qualche giovane in più, nessuno ti corre dietro, un conto è farlo a Ferrari, quindi qualche cosa dovremmo cambiare adesso. Io devo imparare ancora, perché posso andare solo da questo, non è neanche molto peso, se ho appena imparato, dopo sembra. Quindi andremo a verificare quello che è la rosa, se hai messo di 2 o 3 giocatori diversi. È logico che verrà lo staff tecnico della prima squadra, come vedete c'è già qui tutto schierato, non ha problemi, è un gruppo che ha già lavorato a Ferrara con gli mister Rossi. Io lì sono tranquillissimo, il settore giovanile sarà ampliato e quindi serviranno probabilmente l'inserimento di personaggi anche nuovi, quindi andremo ad attingere anche il discorso eventualmente SPA, persone, collaboratori, allenatori, andremo a fare così una verifica e valutare, cercando di migliorare la situazione. Ho letto anche alcune dichiarazioni da parte di
tifosi che ha detto arrivava Giacomini e tutti i suoi ragazzini, cioè, facciamo comunque un campionato di Lega Pro, vi posso garantire che la squadra sarà competitiva, la Giacomini adesso non c'è più, adesso c'è la Spal. Spero che il pubblico capisca il sacrificio che ha fatto anche questa società, quindi abbiamo cancellato senza batter ciglio 45 anni, 46 anni di storia, siamo venuti qui felici di chiamarci Spal, felici di portare avanti un discorso con la città di Ferrara, felici di far pace nella nostra città, che poi alla fine, come è successo anche 5 anni fa, non c'era nessun motivo di contrasti. Noi, la nostra squadra è sempre stata la squadra come punto di riferimento, perché siamo cresciuti a Maestro Giacomo, penso che questo non fosse un difetto. Non c'è mai stato antagonismo, anzi, e oggi siamo felici di rappresentare questa società a livello professionistico. Ce la metteremo tutta perché il risultato finale sia un risultato vincente, che la città di Ferrara possa il prossimo anno avere già la prima promozione in C1 e che ci sia la possibilità di programmare nel tempo anche cose più importanti. Adesso non possiamo fare nessun annuncio se non quello del massimo impegno da parte nostra a raggiungere questi traguardi. Certezza che si possa completare l'operazione, quindi che possiamo vedere la spalla e giocare in seconda divisione? Guardate, io ieri mattina, quando mi ha chiamato, la prima cosa che ho fatto, e siccome so quanto ci tenevano i tifosi della città, perché poi io vivo a Ferrara, quindi so le esigenze anche della tifoseria, la prima cosa che ho fatto è telefonare al dottor Abete, perché è un compito esclusivamente suo accettare o meno un cambio di uno, perché il mondo del calcio non vuole scambi di titoli, quindi è lui che decide. Lui era all'estero e alla sera mi ha richiamato, mi ha detto di quelle che erano le esigenze della città di Ferrara. È logico che quando si parla in Lega Pro della città di Ferrara, soprattutto della Spal, gli si apre il cuore a tanta gente. Mi ha chiesto, siccome il termine è lunedì 15 luglio, mi ha chiesto se entro lunedì 15 luglio portavo un certo numero, una certa documentazione. Lui l'avrebbe valutata e si prendeva una settimana di tempo per dare un giudizio. Da quello che intuisco io, dopo alcuni anni in cui lavoro anche come consigliere nazionale, secondo me ci sono grandi possibilità perché venga accettata, però ripeto, il sindacabile giudizio del Presidente Bello, che io incontrerò ogni mattina. L'unica cosa che serviva era la lettera dove la Spal rinunciava all'iscrizione, perché non ci possono essere due Spal, non ci possono essere due squadre legate alla stessa città con lo stesso nome. Siamo arrivati che Grizzali mi ha chiamato ieri pomeriggio alle 1:30 parlando di questa offerta della Giacomense per portare a Ferrara. Si è messo a parlare stamattina. Tu avrai ancora una parte, resterai in società? No, adesso sono libero da tutto. Quindi tu hai ceduto tutto, marchio dentro? Adesso sono libero. Vieni a fare il volo. Vediamo. E come me è tramontata la positiva con il gruppo milanese, che sembrava ormai... No, non è che sia tramontata, è in piedi, ma probabilmente non c'è il tempo per poter chiuderlo. Tempo e condizioni. La trattativa è venuta in 40 ore, compreso la notte, consecutive. È stata portata avanti insomma, tra me, il commercialista Bizzarri, Riccardo e il sindaco, l'assessore e Benasciutti. È stata una trattativa difficile, però quello che conta nella vita è sempre una cosa sola, che è il risultato. Quindi direi che tutto può essere lungo o corto, quello che si vuole, ma oggi il risultato è questo. Secondo me la cosa è stata fondamentale, e forse anche questa è una condizione per cui le trattative erano anche un po' più difficili, che fortunatamente in questo caso il commercialista era unico. Quindi si faceva presto a sapere, conoscere, dire, fare. Se ci fossero stati due commercialisti credo che fosse stato impossibile questa trattativa, perché dopo nascono
dei piccoli particolari che non portano al risultato. Cosa succede adesso? Adesso succede che intanto la SPA torna nei professionisti, e questo secondo me è il messaggio che noi vogliamo lanciare assolutamente, perché vogliamo che la gente torni allo stadio. Abbiamo bisogno che il cittadino e il tifoso ferrarese si riavvicini alla SPA, o si avvicini ancora di più, non si riavvicini, usato il termine sbagliato, si avvicini di più alla SPA rispetto a quello che era nelle ultime giornate. Quello che possiamo dare noi è una gestione seria, oculata, attenta, ma molto parsimoniosa. L'obiettivo della società è biennale, è un po' quello che è successo alla Mobite, diciamo, noi l'obiettivo di quest'anno è salvarsi. Quello che può nascere sicuramente è una cosa nuova, che è la polisportiva. Finalmente, io qui lo posso annunciare ufficialmente, ci sarà lo scambio del mio ingresso in Giacomense, proprio per portare più ferraresità di quella che c'era già in Giacomense, e la famiglia Colombarini entrerà nella Mobite. Okay? E questo porterà a una nuova realtà, che è la polisportiva, che sarà una nuova società il cui presidente sarà Raffaello Pellegrini. Questa è l'unica cosa che vi posso dire oggi, dopo in futuro faremo una conferenza stampa su questo. La SPAL, la Mobite e le Aquile vestiranno tutti in bianco azzurro. Questo è quello che vi posso dire. Quindi credo comunque che sia per noi un successo. Io ringrazio pubblicamente il Bizzarri per il lavoro fatto, ringrazio l'assessore Magieri per la pazienza e ringrazio il sindaco, perché se non c'era il sindaco oggi non avremmo risolto il problema burocratico che avrebbe fatto saltare tutta l'operazione. Quindi... E noi non siamo venuti qui a fare una... andare in... a competere con altri gruppi, noi siamo venuti a vedere, siamo stati chiamati. Quindi noi siamo venuti perché ci hanno detto abbiamo bisogno di voi, cioè noi pensavamo di non andare, noi non volevamo mai competere né con Roma né con Milano né con Sicilia, cioè se l'amministrazione ci chiama chi ha bisogno, pensavamo fosse già tutto pronto, tutto programmato, cioè oggi mi avete visto un attimino così perché nella mia testa era qui seduti con delle persone che stimo e che sono amico e che si faceva solamente un passaggio, poi non è detto che Ranzani non venga a lavorare con la Giacomense, io l'ho già detto anche a lui, quindi mi capite, arrivare qui poi un po' di trambusto, ci vedete queste facce perché probabilmente non eravamo preparati a questo, insomma, ma a qualche cosa che dovrebbe essere molto più gioioso, insomma, come passaggio. Probabilmente non dipende neanche dalla Giacomense, però insomma alla fine secondo me ci sarà il modo di ripartire, abbiate pazienza, perché probabilmente serve tanta pazienza per ripartire. Mi avvalgo, come dice il Bugarelli, senz'altro per riconoscenza anche di qualche uno dei signori che si è venuto facente parte della SPAL prima, perché avremo bisogno anche del loro aiuto, si partirà e cercheremo di fare un buon lavoro soprattutto per la città di Ferrara. Insomma, noi siamo ferraresi, ci teniamo che la nostra città faccia bella figura a livello nazionale. E lavorare bene e lavorare in un piccolo paese come il nostro, dove non ci sono tensioni, adesso venire a Ferrara con Sovrani che ti chiama tutti i giorni per dire che devi mettere dentro quale centravanti, devi mettere dentro Malaguti che gli dà l'indicazione del 4-4, del 3-3, perché so che gli facevano queste osservazioni e poi soprattutto l'esigenza secondo me di una tifoseria che da anni si aspetta qualcosa di particolare e il fatto che arrivino magari un gruppo di ferraresi si aspettano anche che facciano delle cose non so, importantissime, bisogna avere pazienza. Probabilmente le faremo, ma non spero che saranno soddisfatti tutti quanti. Insomma, abbiamo un gruppo, una famiglia alle spalle importante che fa le cose seriamente, abbiamo sempre fatto seriamente le nostre cose, cerchiamo di deludere soprattutto su quello che sarà l'atteggiamento, di non deludere su quello che sarà l'atteggiamento nostro, l'immagine che avrà la spalla a livello nazionale. Poi se sbagliamo qualche sì, portate pazienza. Ma io potrei semplicemente dire dove eravamo rimasti, tornando indietro di 6 anni, quando si crearono i presupposti per fare qualcosa di bello, al di là del risultato finale, con il coinvolgimento della città, come diceva poc'anzi anche il Bulgarelli, il presidente della White, che è il nostro, adesso uno dei nostri dirigenti, quindi penso che il coinvolgimento popolare sia la cosa più importante.
In quel famoso anno in cui c'ero io assieme ai miei collaboratori, i miei ragazzi, facevo una cosa di bello sotto questo aspetto, portando 7.000 persone al campo. E mi dico anche, mi associo a quello che ha detto il Presidente, che non c'è bisogno di rivolgermi in questo senso, in questo modo, alla tifoseria della Spalta, che è una tifoseria unica, penso, nel panorama calcistico nazionale. Io penso soltanto una cosa e dico soltanto una cosa. Siamo abituati a lavorare in modo sereno e molto serio. E dico soltanto alla gente che prima di cominciare a contestare, prima di cominciare a denigrare, evidentemente o eventualmente, di pensare a dove eravamo ieri. Oggi torniamo ai professionisti senza aver vinto nulla sul campo. In realtà alla fine la gente messa è stata sono stati realizzati di impositore. Non vede sovrani alla fine, per chi ha passato come me, ormai anno faccio 10 anni in amministrazione a Mesitarello, sono riuscito a vivere tutti i momenti salienti della Giacomense, tutte le promozioni più belle. Quindi è chiaro che per noi viene a mancare un punto cardine. Spero veramente, vivamente, che possa in qualche modo continuare un discorso legato alle giovanili, importante, soprattutto sul territorio, per diversi motivi. Da un altro punto di vista, invece, lo dicevo anche con il sindaco Rescazzi oggi, dicevo: guarda Manuela, alla fine puoi dire, sono stata nel nostro piccolo, nel mio paese, 2.400 abitanti, il nostro comune 2.400 abitanti, ha avuto la possibilità, capita una volta ogni non so quanto tempo, di poter salvare e prendere in mano le redini di quello che è una città, è una squadra con una storia, con un passato glorioso. Quindi voglio dire, è un po' un sentimento contrastante questo per noi, da un certo punto di vista un po' di rammarico grande, ma dall'altro un orgoglio che per noi, e credo soprattutto per il Presidente Mattioli, per Francesco Colombarini, che credo sia incommensurabile. E tra l'altro lui come me è un vero sportivo, e tutto quello che diciamo, che facciamo, che pensiamo, lo facciamo sempre nell'interesse dello sport. E in questa operazione, se c'è una cosa che esce da vincente, è proprio lo sport.